Dicevo, uomo da 568 gol, Gerd Müller in 611 partite, attaccante straordinario, tra i più forti della storia, persona con cui tu, nella tua esperienza al Bayern, sei stato anche a stretto contatto. Un'opinione sul giocatore che è stato e sui tuoi rapporti personali con uno dei più grandi bomber della storia del calcio, Massimo. Ma io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando era al settore giovanile del Bayern, perché io mi occupavo di una squadra più giovane, mentre lui era con la Primavera, diciamo, come allenatore, come collaboratore tecnico poi successivamente, una persona assolutamente alla mano, un personaggio molto simpatico, sempre con la battuta pronta, e poi ho avuto anche l'occasione di giocarci insieme, o giocarci contro, a calcetto però, perché questo era quello che facevamo all'epoca insieme ad altri ex giocatori del Bayern, e giocandoci insieme al calcetto mi resi conto perché questo qui era diventato uno dei più grandi realizzatori della storia, perché nonostante lui avesse 50 anni, io ne avessi la metà, circa 25-26, in un lampo, in un decimo di secondo, in un batter d'occhio, stoppava la palla, si girava, tirava, la prendeva dalla rela, rimetteva la palla al centro e tu ancora non ti eri reso conto che stava succedendo. Quindi una rapidità di esecuzione inimmaginabile, ripeto, intorno ai 50 anni, e quindi io immaginavo cosa potesse essere quando ne avesse 20 in area di rigore. Tra l'altro Gerd Müller era un giocatore di qualità tecniche molto brillanti. Questa cosa viene poco sottolineata perché si ricordano ovviamente tutti i gol che realizzava, il rapinatore d'aria. Però io che l'ho visto, l'ho seguito in televisione ovviamente, in tante partite, mi ricordo di un giocatore che tornava a centrocampo, che aiutava la manovra, che sapeva proteggere palla, che sapeva smistare palla, e chi avrebbe voglia di andarsi a riguardare un po' di filmati che forse circolano su YouTube, si potrà rendere conto di un giocatore dalle qualità tecniche molto molto elevate. Spesso si fa un parallelo con Pippo Inzaghi, dal punto realizzativo forse, perché Gerd ne ha segnati molti di più, dal punto di vista tecnico assolutamente no, perché Gerd Müller è un giocatore molto molto più forte. Tra le altre cose, Gerd Müller, un vincente nel DNA al di là della sua vita al Bayern, perché ha vinto praticamente tutto anche in nazionale, campione d'Europa nel 1972 e campione del mondo nel 1974 con la Germania Ovest contro l'Olanda di Johan Cruyff, ma soprattutto pallone d'oro nel 1970. Quindi una carriera vissuta a 360 gradi nel Bayern senza rimpianti. Sì, tra l'altro realizzatore di una doppietta nella finale dell'Europeo del 72, realizzatore del gol vincente nella finale del 74, è stato capocannoniere al Mondiale del 70 e ha tenuto il record di gol ai mondiali fino a che, no, se non mi sbaglio, Klose lo ha poi successivamente, Miro Klose, superato. Quindi, tra l'altro, un giocatore che ha realizzato 68 gol in 62 partite in nazionale, quindi più gol che presenze, è una cosa inimmaginabile. Scarpa d'oro, se vogliamo ritornare sul tema più di una volta, se non vado errato. Quindi peccato che purtroppo Gerd Müller da qualche anno è ricoverato in una clinica specializzata, perché purtroppo si è ammalato da Alzheimer qualche anno fa, e quindi da questo punto di vista lo abbiamo perso come amico, come essere umano, perché è molto malato. Però è l'idolo dell'infanzia e anche l'idolo successivamente, resta nel cuore di mio, ma di tantissimi altri appassionati della mia generazione. Assolutamente sì. Allora, è iniziato il countdown della prima ora di trasmissione. Dovevamo stare mezz'ora, ma alla fine vi abbiamo tenuto compagnia per un'ora. Mancano 30 secondi. Dobbiamo interrompere un attimo la diretta. A breve torneremo in diretta con voi per concludere questa prima diretta sul Bayern Monaco in compagnia di Massimo Morales.